Favorire la conoscenza fra le associazioni di volontariato, sostenere il principio di fare rete, premiare un gruppo di associazioni sedute allo stesso tavolo con un importo da destinare ad un progetto sociale. Questi gli obiettivi di Buonasera mi presento, iniziativa organizzata ieri alla Marittima dal Centro Servizi Volontariato, da un'idea di Pierpaolo Gregoni. Credere nella solidarietà e credere che se riusciamo a donare un po' del nostro tempo agli altri, facciamo solo del bene e non solo a Natale. Un modo diverso di stare in compagnia, ma soprattutto di conoscersi e di imparare anche, conoscendosi, a essere più solidari con gli altri. Non è stata però soltanto una cena. I 1000 euro messi a disposizione da Coop Nord-Est e dallo stesso centro servizi, il tavolo vincente se li è guadagnati con una serie di giochi di società. Indovina la canzone, Scarabeo, canta la canzone e il tradizionale gioco dei mimi. E incominciamo a volare nel cielo infinito. E proprio l'elemento gioco ha rappresentato l'unicum della serata. Qui hanno partecipato fra gli altri il nostro coordinatore centrale Ferdinando Varino, il vicepresidente dell'Ordine dei Medici di Notrento, l'avvocato Matteo Morgia, Luigi Lendano, responsabile dei volontari del progetto La Spesa Sospesa, sostenuto da Tele4 e che in questi mesi, con il suo grande riscontro, sta indicando una nuova via per il volontariato a Trieste. Come era successo lo scorso anno, Buonasera mi presento è stata in qualche modo dedicata all'esempio portato da due persone che non ci sono più. Quest'anno a me piace ricordare l'attività, il lavoro e l'impegno sociale di Lina e Giorgio Irneri, che tanto hanno dato alla nostra città e che tanto hanno insegnato a noi ragazzi l'importanza di riuscire a spendersi per gli altri. Ecco, ci tenevo a sottolinearlo perché è stato un buon esempio e abbiamo ancora bisogno tanto di questi buoni esempi. Ok, pronti? Via!